Buon God Day e bentornati, incredibile, su Project Playtime, terzo incredibile episodio dove giocheremo nei panni della waifu definitiva, colei che tutto può, colei che tutto crea, Mommy Long Fucking Legs, che detto così suona veramente male, ma va bene così ragazzi, sapete che tra me e Mommy Long Legs è incredibile, c'è ormai quella relazione così intima e incredibile, quindi posso permettermi di dire certe frasi sus incredibili. Sto registrando di mattina presto, a differenza degli altri due episodi che l'ho registrato dopo pranzo, quindi dovrebbe esserci magari un pochino più di gente. E se da una parte sono contento che, se no, questo gioco è vivo, dall'altra l'idea di trovare gente super skillata che mi rovina la partita con Mommy Long Legs dove voglio divorare tutti, un pochino mi fa non godere. Però vedremo cosa succederà incredibile. E subito dopo registrerò l'episodio su BoxyBoo. E vi posso dire una cosa, quasi quasi sono curioso di BoxyBoo, perché sai no, è la mascotte di Project Playtime, quindi mi dà l'idea che forse BoxyBoo potrebbe essere, sai no, quello più sus da giocare. Infatti tutte le partite che ho fatto a BoxyBoo le ho perse tutte, ho perso pure quelle con Mommy Long Legs. In realtà quando giochi mostro qui vinci, cioè a meno che non trovi proprio i super skillati, però normalmente se giochi mostro dovresti vincere. E ora vedremo, dopo che ho detto sta frase le perdiamo tutte, no, però siamo ottimisti, siamo super ottimisti. Per il resto calcolate per me super giornata di registrazione, devo registrare due episodi di questi, iniziare l'episodio di 4 chiacchiere di Godo su un manga a tema succubi e ci siamo capiti, e poi registrerò il primo episodio di una serie che vi ho citato, pensate, nel video di programmazione del canale, che vi avevo detto che avrei voluto riportare, essendo questo il new beginning arc, e non avete idea delle serie nuove che inizieranno almeno il primo episodio in questo arco narrativo, non vedo l'ora di farlo. Infatti sto pensando se registrarla prima di pranzo o dopo pranzo, e c'è un motivo per questa cosa, poi capirete quando vedrete l'episodio incredibile. Comunque, io non so cosa mi avete scritto nei primi due episodi di Project Playtime, magari mi avete spiegato che in realtà questa cosa qui, io pensavo fosse una cosa da poter mettermi addosso, in realtà sono solamente 550 ticket. Quindi io nel primo episodio ho detto, ma perché non mi hanno regalato questo affare? In realtà è una cavolata, perché sono solo punti. Però perché c'è disegnato un salvagente con Bron, che sembra un qualcosa che posso mettermi addosso? Vabbè, misteri incredibili. Per quanto riguarda le VHS, queste sono sempre le solite due, ditemi voi se ce ne sono altre, ma penso siano questa qui con il Dottor Sawyer e BoxyBoo che ruggisce manco fosse un leone in gabbia, e quest'altro dove lui si presenta e dice, ah ok, ho fatto la Bigger Bone Initiative. Direi di giocare come mostro. Allora, Agi Wagi, le abbiamo vinte, mi pare tutte le partite con Agi Wagi, sono state abbastanza divertenti. Direi di provare lei. Allora, come al solito le abilità non le ho ancora comprate con nessun personaggio, perché aspetto i vostri consigli, se ci sono abilità che conviene comprare prima oppure non conviene proprio comprarle. Tanto quanto sono belle queste gabbie di contenimento di queste creature, cioè questo è praticamente uno spoiler del capitolo 4 che sono tenuti nelle labs. E io proverei a giocare con Mommy Long Legs, vediamo come va, vai. Ero ottimista stamattina che riuscivo a registrare due episodi, però vedo che la situation non è cambiata. Tanto questa è Mommy Rage, come la incontriamo nella parte finale del capitolo 2. Diciamo, non è la mamma che incontriamo inizio capitolo 2, questa è proprio la mamma che ci insegue nel finale del capitolo 2, bella arrabbiata. No, una cosa che volevo dire è che sono curioso di sapere le abilità che c'ha Mommy Long Legs, perché Agi Wagi può creare, sapete no, il mini Agi Wagi che urla se qualcuno passa vicino a lui. Lei non ne ho idea, forse facciamo le ragnatele, boh, non lo so. Oh, ragazzi, non mi pare vero, questa è mai fatta proprio. Vi dico solo che sto già a oltre 10 minuti di registrazione, poi probabilmente avete visto 2-3 minuti, che poi non mi pare che non so 7, sono tipo 4 persone, però sta cosa non l'ho capita, non bisogna essere 7 per giocare. Ah no, pure di meno. Ok, siamo molto più veloci di Agi Wagi, non c'è partita. Allora, e che fa? Non l'ho capita, e che fa? Cioè, vado in rage con E. R. Wow! Posso fare questa figata? No, vabbè, è finita. Posso arrampicare? Beh, giustamente. Eccolo qua. Ok, mi spiace, sei morto, male. Questo è andato. Ah, è un'abilità che mi permette di vedere dove sono. Ok, andiamo.
Mettiamo pure questo a riposare. Già. Ciao, ciao, ciao. Beh, ma l'abilità di Mambi è fortissima. Eccoli lassù. Ce n'è uno sopra e uno sotto. Eccolo. Dai, dai, dai. Vabbè. Ok, andiamo a metterlo a dormire questo. Ok. Questo ci sta provando tantissimo qui. Non posso afferrarli con la mano, vedi? Ok, andato. Diciamo che li stiamo massacrando. Mi scordo sempre dove sono posizionati sti cosi. Eccolo qua. Pure questo è andato. Ok, uno è stato liberato di nuovo. Vediamo dove sono. Eccoli. Eccoli. Trovati. Mi spiace. Eccolo qua, mi spiace. Però come sta con le manine tutte sus? Cioè, basta che sto fermo, aspetto l'abilità praticamente. Ma sei riuscito a liberarlo? Sicuramente potrei fare delle provate, tipo per arrampicarmi sui muri e trovarli, Tanto abbiamo l'abilità, quindi. Sono al piano di sopra. Vabbè. Vieni, vieni, vieni. Sto aspettando. Questa volta non mi scappi. Voglio vedere che fa quest'altro. Ecco fatto. Mi dispiace. Oh yeah, ragazzi. Vittoria per noi. Sinceramente è stato divertente. Non ti danno molti punti per salire di livello, questo lo devo dire, però divertente. L'abilità sua di base, premendo E, è veramente rotta rispetto a Kiwa, che è rotta. Non capisco l'altra abilità, secondo me l'altra abilità che c'è scritto RMB è il fatto che con click destro lei si allunga, quindi allunga il braccio. Posso praticamente attaccarmi uno di loro e andargli addosso e fargli un colpo alle spalle incredibile. Credo sia quella la seconda abilità. No, vedi che c'è un po' più gente la mattina? Stiamo a 20 minuti di registrazione, ma almeno un'altra partita, almeno due partite, perché poi non so quanto vi farò vedere le parti morte, ve le taglio, vi farò vedere i best moment di ogni partita. Ok, dai, seconda partita, dai. Due partite a video se può fare. Per adesso Mami Long Legs superiore a Kiwagi. Vediamo un po' dove sono. Eccoli qua, trovati. Ok. Non ci credo, ma è sempre lui? Ah, l'uomo che lagga questo, Il laggante. Ok, lagga un pochettino. Eccolo. È simpatico questo? Ma guardali! Ma hanno delle skill fighissime questi. Questi mi sa che sono forti, ragazzi. Ho questa impressione sus. Riesco a... Ok, sì, questo è abile, Ma scusa, ma non riesco a colpire. Scusa, ma... Ma come funziona questa cosa? Oh, e che cavolo. Questo lagga tantissimo. Questo è il laggone. Ok.
Quello che con i capelli da samurai e il tizio con la maschera sono abbastanza sus. Ok, ci è riuscito. Va bene, ci vuole pazienza, ragazzi, pazienza. Ci vuole pazienza. Ma non possono scappare. Va bene. Il nostro amico laggoso mi sa che ce lo siamo giocati, eh? Questi due sono due che giocano, si vede. Soprattutto questo con la maschera da Kiwagi. Praticamente lui mi fa la rotolata nel momento in cui lo attacco, che è una mossa veramente astuta. Avevo visto l'altro. Secondo me questi due giocano in team. Sicuramente sono i più skillati, tra virgolette, che ho trovato. Io devo puntare a quell'altro, quello che ha poca vita. Eccolo, quello devo puntare io. No, si nascondono, vedi, sono furbi. Ah, guarda dove si è nascosto, guardalo, l'ho... Non riesco a trovare dove si è nascosto. Non ho capito... Questi due sono un problema. No, vedi, lui ha, in qualche modo, lui non posso toccarlo. Questi hanno qualche abilità incredibile che... Però tecnicamente ho vinto io, no? Questi due simpaticoni. Niente, non... Ok. È stato divertente. Va bene, abbiamo giocato per tanto tempo, per adesso morire. E abbiamo dimostrato che anche se si è trollini e si prova a giocare con Mammy, Mammy vince sempre. E i trollini finiscono con la tua mascherina da Huggy Wuggy che facevi i giochini con le porte, oppure tu con la tua codina. Dove siete finiti, eh? Dove siete finiti? Siete morti sotto. Io credo tu possa vincere solamente se disattivi tutte le cose, prendi i pezzi e li metti sul treno, no? Però la soddisfazione, non avete idea che soddisfazione che ho ad aver preso questi due simpaticoni che giocano insieme e di averli distrutti. È una vera soddisfazione, la prima grande soddisfazione di Project Playtime fatta con Mammy Loglex. Direi che questo episodio incredibile di Project Playtime, con una soddisfazione per aver fatto fare a questi due la fine che meritavano. Che soddisfazione. Oh, sto veramente godendo. Ragazzi, che cosa con voi? Ci vediamo nel prossimo episodio che registrerò adesso, sperando di non incontrare queste due bestie. E userò Boxibo, quindi vedremo che succederà. Perché tra l'altro, se incontro queste bestie, Boxibo è una bestia, quindi... Vabbè, ci vediamo, ragazzi. Che cosa con voi? Ci vediamo alla prossima puntata.